Benissimo, abbiamo concluso una bellissima giornata d'aggiornamento. Ora, grazie alla tecnologia, grazie anche a un produttore di impianti di alto livello, abbiamo dato modo a due grossi professionisti di esprimersi e di avanzare in tecnologie che sono iniziate alcuni anni fa, ma che ora hanno raggiunto un altissimo livello di successo. Benissimo, vogliamo sapere da tutti quanti, passeremo senz'altro anche al produttore, cosa ha cambiato effettivamente nella produzione dei suoi impianti. Iniziamo con i professionisti. Qui abbiamo davanti un amico, come anche il secondo, un altro amico, visto nei bei mondi dei Caraibi dove hanno portato anche lì innovazione. Bene, sentiamo il dottor Morella, ci spieghi cosa ritiene che sia cambiato in questi ultimi anni in questi Juxta Osse di cui lui è il promotore. Già suo papà era stato un cultore senz'altro di questa tecnica implantologica. Ci dica, dottore. Grazie intanto per i complimenti. No, sicuramente la cosa più obiettiva che viene fuori in questo periodo storico è che stiamo tornando sempre più verso una chirurgia semplice, che a mio avviso dà più prognosi nel tempo. E quindi, perché abbiamo visto che nel tempo tutte le terapie rigenerative, come diceva anche l'amico Matteo, possono portare a delle problematiche. E sicuramente lavorare sull'osso basale, cioè sull'osso residuo che abbiamo a disposizione, secondo me è lavorare in natura e quindi non andare contro quei principi biologici, anche perché il comune odontoiatra non è in grado di affrontare certi tipi di tematiche. Sì, assolutamente. Il concetto è quello di tornare a una chirurgia che va a riscoprire l'osso basale e quindi tutte queste tecniche che stiamo portando avanti con il dottor Morella sono tecniche volte a andare a accedere a strutture residue con osso basale, piuttosto che andare a ricostruire l'osso dove è andato perso, un po' perché l'osso che è andato perso è sicuramente a causa di problemi biologici che magari possono anche sfuggirci. Nonostante tutte le analisi, è molto difficile da ricostruire, soprattutto non è detto che sia stabile nel tempo. Quindi quello che stiamo sempre cercando di fare, grazie ai produttori di materiali che offrono prodotti sempre più tecnologicamente avanzati, è andare a cercare strutture basali, di osso basale, dove poterci ancorare. Allora, dobbiamo avere degli super specialisti. Allora, io ritengo che queste tecnologie non siano del comune dentista. Dobbiamo avere un apprendimento notevole, poi solo con avvicinandosi con un'altissima casistica, che non è possibile per il singolo odontoiatra di provincia, andare e avanzare sempre di più in queste tecniche che sono, a mio dire, di nicchia. Però siete in 2, 3, 4 super specialisti in Italia che riescono a fare questo tipo, perché altrimenti l'insuccesso è alla porta se sbagli solo minimamente. Quindi se non sei un cultore di questa tecnica è meglio lasciar stare. Quindi io ritengo che evviva che ci sei, ma noi dovremmo inviarti i pazienti e non cimentarsi neanche minimamente in questa tecnologia talmente avanzata. Io ho iniziato quello che sono qui oggi a esporre con degli amici, perché più che non ha questo, oggi non c'è la velleità di fare un congresso, ma semplicemente un incontro tra amici per divulgare. Quello che porto è l'esperienza dal 2015 ad oggi di impianti zigomatici, una tecnica nella quale ho creduto fin dall'inizio, che è diventata una passione. Ovvio che ci vuole tanta curva di apprendimento e è una cosa in cui bisogna credere, che bisogna fare tutti i giorni. Solo facendola tutti i giorni, a quel punto raggiungi una manualità tale da poter poi approcciare anche casi più difficili. Sicuramente è una super specializzazione. Sono fortunato, amo il mio lavoro e è la mia passione, perché faccio quello che mi piace e lo faccio per fortuna tutti i giorni, perché mi sono scelto questa strada che ho intrapreso dal 2015, quando ancora ero visto come un pioniere e in alcuni casi anche un pazzo a fare determinate cose, cosa che è successa sicuramente anche a Emanuele con le griglie. Cioè, siamo stati visti come dei matti, degli pionieri, delle persone che inseguivano chissà cosa,
ma ci abbiamo creduto fino in fondo e l'abbiamo portato avanti anche quando tutto remava contro, ecco. Diciamo che poi dobbiamo dire anche un grazie alla Normadent, perché comunque ha creduto in noi e è venuto incontro all'esigenza di noi dentisti per migliorare un prodotto, perché purtroppo dobbiamo dire che gli impianti comunque è un business come tutto quello che c'è nell'odontoiatria, e quindi a tante ditte implantari non gliene frega niente se abbiamo un problema, se, come ha fatto vedere Matteo, l'impianto arriva in una posizione che è impossibile da gestire dal paziente, sia da un punto di vista psichico ma anche biologico per mangiare, basta solo vendere gli impianti. Da questo punto di vista la Normadent ci è venuto incontro, ha ascoltato i nostri suggerimenti e ha modificato anche con dei sacrifici, perché tutte le modifiche comportano degli studi innovativi e anche spendere soldi, ma a questo punto è riuscito a darci un prodotto veramente efficace e a risolvere i nostri problemi di tutti i giorni dei nostri pazienti, ma anche dei pazienti degli altri medici. È per questo che adesso vogliamo sapere dal produttore effettivamente quanto le piaccia seguire le indicazioni, o è un sacrificio grossissimo, visto che questi grossi professionisti hanno delle esigenze che talvolta possono sembrare un po' esuberanti. Quindi il fatto di seguire, provare a fare un prodotto, darglielo da applicare al paziente e poi vederselo corretto, li devo ringraziare per tutti i suggerimenti, i consigli che mi danno ogni giorno, di riuscire ad accontentarli per quanto mi è possibile, anche ovviamente stando a quelle che sono le normative sui dispositivi medici, perché non dimentichiamoci mai, a termini di legge non è possibile fare quelle modifiche. Si provano le modifiche su modelli, su ossi di animali, i suggerimenti che loro mi danno si possono applicare soltanto dopo magari anche solo un anno, perché non è possibile testarli prima, perché ci sarebbero degli studi clinici, ci vorrebbero le università alle spalle per poterli, quindi a volte anche loro devono avere molta pazienza per permettermi di cercare di aiutarli in questo senso. E loro sono sempre stati più che disponibili ad aspettare per avere la possibilità di provare, dopo averlo fatto su modelli, su persone vive, una volta certificato il materiale, perché prima ovviamente non è possibile. Quindi io non devo far altro che ringraziarli tutti i giorni e spero di riuscire anche in futuro ad accontentare le loro richieste di modifiche. È un lavoro di squadra. Gentili di averci risposto e alla prossima.